Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Dottaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1090 euro con volo diretto da Verona. Dottaviaggi, viaggiare a Porto Nuovo. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Nuovo. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, occhi puntati sulla sconfitta della salute. Amarezza Porto Gruaro, Mister Maggio spiega il passo falso con il San Gaetano. Fossaltese, un altro passo in avanti verso la salvezza. In prima categoria la Iulia Sagittaria non si ferma più. Il Caorle non sa più vincere. Questa settimana parliamo anche di Rete Porto Gruaro, il consorzio che unisce i settori giovanili del territorio portoguarese. Per una volta ancora giù il cappello davanti a questo mestre, che anche nella prima del nuovo anno si è confermato compagine inarrestabile, liquidando a domicilio anche l'insidiosa Virtus Vecomp Verona. Gli arancioni sono sempre più padroni di un campionato sul quale sembrano essere in procinto di mettere con largo anticipo la parola fine. Ai mestrini ha tenuto testa solamente la Triestina, gli alabardati hanno comunque dovuto faticare per andare ad espugnare Pieve di Soligo, lasciando desolatamente sul fondo i trevigiani di mister Vinicio Bisioli. La prima del nuovo anno è stata indigesta anche per il tecnico portoguarese Massimo Mian, che col suo Cordenons ha rimediato una battuta d'arresto casalinga con il Belluno. I Granata ad ogni qual modo viaggiano in un tranquillo centro classifica, a differenza dei cugini del Tamai, che invece stanno vivendo una delle stagioni più difficili della loro lunga militanza in Serie D. La sconfitta con il Legnago ne ha acuito il momento negativo, spingendo le Furie Rosse ancora più in zona play-out. In Eccellenza invece non hanno tradito le attese tutte le prime della classe. San Giorgio Sedico e Liventina hanno ripreso a suon di gol, prepotente anche l'avvio del Sandonà che si è imposto nello scontro diretto con i trevigiani dell'Ia Piave.
L'11 di mister Mauro Tossani ha dunque consolidato la zona playoff, scavando un certo solco con il resto del gruppo. Una lotta per la promozione che ormai ha perso il Treviso, il blasonato club alle prese con l'ennesima crisi societaria che ne mina seriamente il futuro nella massima categoria regionale. In promozione, i 3 punti conquistati a Salzano hanno permesso al Vittorio Veneto di allungare nuovamente in vetta alla classifica, approfittando del mezzo passo falso dello Spinea con la sorprendente Cenerentola Plavis. La prima del girone di ritorno ha visto materializzarsi anche la seconda sconfitta consecutiva della Salute per mano di un ritrovato team biancorossi. I libentini, che non riescono più a concretizzare la mole di gioco prodotta dall'insidiare il vertice della classifica, devono adesso pensare a guardarsi alle spalle, perché anche la zona playoff incomincia ad essere a rischio. Eccoci, mister, a commentare purtroppo un'altra sconfitta. Il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi, però rispetto per esempio alla battuta d'arresto con il Plavis, c'è a dire che questa è stata una partita che voi avete sul piano della prestazione giocato in maniera positiva, un buon primo tempo, è mancato sostanzialmente soltanto il gol, al di là di quel del rigore che avete praticamente regalato. In settimana e durante queste feste di Natale abbiamo lavorato molto bene, abbiamo fatto recuperare i ragazzi che erano un po' stanchi, la partita col Plavis aveva dimostrato questo, che sia mentalmente che fisicamente erano un po' all'arrivo dopo la tirata che avevano fatto il girone di andata, quindi li abbiamo fatti riposare bene, abbiamo recuperato le energie, abbiamo lavorato durante le feste bene, secondo me i ragazzi sono tornati, sono impegnati, abbiamo fatto un buon lavoro e anche in settimana li ho visti bene, nonostante i campi gelati, nonostante le difficoltà nell'allenamento, comunque mentalmente e fisicamente abbiamo fatto dei buoni allenamenti, preparato bene la partita e quindi io ero molto fiducioso per questa partita qua e infatti la prestazione di oggi rispecchia quello che poi è stato l'allenamento di queste due o tre settimane, quindi di questo sono molto contento perché siamo tornati ai livelli delle due o tre settimane precedenti al Plavis, insomma, ecco. Manca Cima, purtroppo il recupero sarà lungo, c'è a dire insomma che la palla non si riesce a buttarla dentro. Ci manca Cima, ci manca Bravo, ci manca Lorenzon, ci mancavano Giordano, ci mancava Ricesso. Però come ho già detto in altre circostanze a me non va di lamentarmi o dar causa alle persone che mancano, anche perché sembrerebbe sminuire poi il resto degli altri ragazzi che comunque sono ragazzi di valore e stanno dimostrando di poter meritare anche loro un posto, di potersi giocare la partita. Per quanto riguarda la fase di realizzazione, purtroppo sta diventando un problema perché noi creiamo tantissimo, sviluppiamo un gioco, anche oggi credo di aver perso il conto delle situazioni da gol, dei calcio d'angolo, delle punizioni a favore. Penso che nel secondo tempo, a parte l'episodio sfortunato di rigore, abbiamo giocato una metà campo, insomma, soprattutto gli ultimi 20-30 minuti. Però quando crei così tanto e hai tutte queste occasioni da gol e non riesci a finalizzare, vuol dire che qualche problema effettivamente c'è, quindi cercheremo di lavorare e migliorare questo aspetto. Vista una partita sofferta, avete sfruttato l'episodio come capita in questo genere di gare? Sì, diciamo che oggi il campo non ha aiutato, in quanto non c'era ghiaccio ma era molto duro, quindi si vedeva chiaramente che i ragazzi non avevano una grossa stabilità. Diciamo che la Salute ha dimostrato tutto il suo valore e la posizione in classifica che ha, dove il primo tempo ha tenuto il pallino di gioco, dove ha creato delle situazioni, magari ci ha lasciato qualche ripartenza e noi in qualche palla rubata siamo riusciti a creare qualche problema. Grosse occasioni di gol non ce ne sono state nessuna delle due parti, diciamo che l'episodio del rigore è chiaro, perché è un rigore, sì, non credo ci siano dubbi sul calcio di rigore, e poi sì, sofferenza, la posizione che abbiamo in classifica non aiuta certo di gestire in campo così come qui alla Salute, dove le distanze sono anche piccole, abbiamo fatto una gestione un po' quasi di paura di vincere, la famosa paura di vincere, alla fine ce l'abbiamo fatta, per noi sono fondamentali e quindi avanti. 3 punti d'oro per il morale soprattutto. Sì, 3 punti, però noi abbiamo un girone di ritorno dove dobbiamo prendere la strada
in terreno perduto, dove abbiamo recuperato qualche ragazzo, abbiamo una rosa un po' più, diciamo, numerosa, e questo ci fa ben sperare. Per il Portogallo invece si è trattato di una grossa occasione perduta. I Granata non sono riusciti a capitalizzare 90 minuti durante i quali sono stati a lungo padroni del campo. È mancato quel pizzico di cinismo che avrebbe permesso di chiudere il match e proiettare il team portoghese nuovamente tra le grandi di questo campionato. Hai detto benissimo, chiaramente non posso essere contento, ma non sono contento soprattutto del risultato, perché se guardo la prestazione ai ragazzi posso rimproverare poche cose, se non alcuni dettagli, perché abbiamo sbloccata nel primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per raddoppiare, compresa una traversa clamorosa di Mazzarella e tantissime ripartenze da poter sfruttare meglio, e nel secondo tempo direi idem, anche se i ritmi chiaramente non potevano essere quelli del primo, perché chiaramente venivamo da una sosta, da un determinato tipo di lavoro, di carico di lavoro, quindi è chiaro che non potevi essere brillantissimo fino al 90esimo. Però comunque abbiamo continuato a fare la partita, abbiamo avuto altre occasioni, una su tutte quella di Buriola a colpo sicuro, quindi la prestazione c'è stata, credo che si continui a vedere un progresso dal punto di vista delle idee, degli sviluppi, perché avere tanti corner a disposizione, essere arrivati tantissime volte sul fondo, vuol dire che la squadra sviluppa gioco. Peccato per una disattenzione, perché alla fine non ricordo una parata del nostro portiere, una disattenzione generale, abbiamo preso questo 1-1, poi chiaramente la partita si è innervosita, tra l'altro siamo rimasti anche in 10 gli ultimi 10-15 minuti, dove potevamo ancora tentare di vincere la partita. E la cosa bella è che ci abbiamo anche provato, perché noi in 10 abbiamo continuato ad attaccare mentre loro si sono chiusi e hanno portato il pareggio a casa, non rubando niente, perché alla fine il risultato è quello, sono stati bravi, però rimane l'amaro in bocca, perché con questi due punti eravamo già nella zona playoff, davamo continuità, però non molliamo, continuiamo a lavorare, siamo fiduciosi, la squadra deve essere ancora più convinta di quello che sta facendo, io lo sono, e andiamo avanti. La prossima partita cercheremo di portare a casa i punti che non abbiamo fatto questa domenica. Ecco, squadra convinta e soprattutto più cinica, perché sostanzialmente è quello che è mancato. Eh sì, hai detto bene, il cinismo ci voleva, in partite come queste è assolutamente necessario, in tutte, ma soprattutto in queste dove c'è, trovi una squadra di fronte chiusa che ti riparte, quindi hai la fortuna di sbloccarla, devi essere cinico a chiuderla. È chiaro che se la squadra non è cinica è anche colpa e soprattutto colpa dell'allenatore, quindi mi prendo le mie responsabilità, perché ogni squadra è specchio, no, di chi li allena, quindi devo essere più cinico anch'io, più affamato anch'io. E quindi su questo stiamo già lavorando da questa settimana e cercheremo di non ripetere più questo tipo di errore. Che poi, insomma, avete pareggiato con l'Union Sile, avete pareggiato qui appunto con il San Gaetano, con due squadre pericolanti, sono due squadre che non vi lasciano ovviamente giocare, è un problema da risolvere questo? Sì, è quello, è il passaggio in più che dobbiamo fare, perché io da quando sono arrivato ho cercato di concentrarmi su, chiaramente col poco tempo a disposizione, perché tempo non ce n'è, di concentrarmi sul gioco, sugli sviluppi, sulla mia idea, come avevamo già parlato in precedenza, ed è chiaro che fa parte anche questo di un allenamento generale, anche andare sull'aspetto mentale, che
spesso è anche più importante, no, di quello che fai poi sul campo dal punto di vista dello sviluppo del gioco. Quindi chiaramente ci vuole un attimino, adesso io credo che l'abbiamo capito, spero che l'abbiamo capito, lo dobbiamo capire tutti insieme per cercare di vincere queste partite, perché poi è lì che accumuli quei punti decisivi per arrivare all'obiettivo. E cogliamo anche l'occasione per presentare questa nuova iniziativa editoriale che riguarda appunto il Portoguaro Calcio. Si tratta di un album di figurine. Sì, sì, siamo contenti, finalmente è pronto, è disponibile in segreteria, troverete tutte le informazioni dove poterlo reperire e quant'altro. È una bellissima iniziativa che parte dalla prima squadra, dai dirigenti fino ai piccoli amici, e quindi è un divertimento, è sempre stato un divertimento soprattutto per le vecchie generazioni completare album, scambiarsi figurine, giocare, e quindi è una bella occasione per avere un ottimo ricordo di un'annata speciale a cui hai fatto parte. La Fossoltese ha invece iniziato il nuovo anno con il piede giusto, è bastato il solito gol di Della Bianca per far propria l'intera posta in palio con i trevigiani dell'Ovis Presiano, tre punti molto importanti perché conquistati in uno scontro diretto piuttosto delicato. Adesso la classifica sorride, ma guai a allentare la concentrazione. Mister, tre punti di grande importanza che aprono nel migliore dei modi questo girone di ritorno, un primo tempo dove avete sofferto nei minuti iniziali ma poi trovato il vantaggio, non c'è stata più partita sostanzialmente. Sì, dai, diciamo che le partite quelle dopo le vacanze sono sempre un po' difficili da affrontare, però siamo stati bravi subito dopo i primi 10-15 minuti che non avevamo le distanze un po' troppo lunghe, ci siamo adattati subito, abbiamo iniziato a macinare il solito gioco, quindi sicuramente un tre punti che fanno ben sperare per il nostro proseguo, perché i ragazzi veramente sono stati molto bravi secondo me, hanno interpretato veramente bene la partita. Secondo tempo poi abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sicuramente chiuderla, ma pazienza, abbiamo sbagliato, cercheremo di migliorare la prossima. Comunque una buonissima prestazione, questo devo dire bravo ai ragazzi. Siete stati particolarmente bravi nell'annullare le loro fonti di gioco. Sì, noi sapevamo che avevano delle palle inattive e dei giocatori molto bravi sull'uno contro uno, quindi siamo stati bravi ad aiutarsi sugli esterni e siamo stati altrettanto molto bravi a ripartire, che era quello che mi interessava di più, quindi nei loro punti deboli siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Sono tre punti che vi fanno toccare quota 23, quindi in proiezione salvezza sicuramente una quota di tutto rispetto. Sì, importante che viviamo domenica per domenica, intanto abbiamo messo tre punti importantissimi e lavoriamo in settimana per prepararci bene la prossima partita, che sappiamo benissimo che il girone di ritorno è un altro campionato, quindi importante adesso non sbagliare l'approccio e l'atteggiamento, per il resto andiamo avanti, lavoriamo, cerchiamo di migliorare, farsi trovare pronti per la prossima partita. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Ass,
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato, come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In prima categoria, Noventa sempre più saldo in vetta. La vittoria sulla Gorghense ha permesso di mantenere 5 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice Ballò, quest'ultima a segno nello scontro diretto con la Milanese. Il girone di ritorno si è aperto con il derbissimo tra Caorle e Iulia Sagittaria, si è giocato in riva all'Adriatico ed è finita con il successo dei concordiesi, che forti di una striscia di vittorie consecutive sono ritornati a sognare un possibile aggancio alla zona playoff. Per il Caorle invece il nuovo anno si è aperto in continuità con un negativo finale di 2016 che dal primato solitario vede adesso il rosso-blu ai margini della zona playoff. I ragazzi si sono allenati bene in questo periodo natalizio e devo dire che si sono fatti trovare pronti a questa prima partita di ritorno. Non era facile qui a Caorle perché il Caorle comunque è un'ottima squadra, si è visto come si sono messi in campo e come hanno giocato, anche se devo dire che i ragazzi sono stati molto molto bravi perché hanno fatto un 70 minuti ad alto livello meritando il 3-1, sbagliando qualche gol di troppo come di consuetudine nostra. Abbiamo sofferto alla fine gli ultimi 20 minuti perché probabilmente abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro, squadra loro con molta qualità, di conseguenza ci hanno schiacciato lì. C'è stato questo rigore che ha riaperto la partita, ingenuo da parte nostra, giustissimo ma ingenuo da parte nostra. Abbiamo un po' sofferto alla fine senza rischiare granché, però sa, come il calcio, una palla messa dentro, un colpo di testa, un ribattuto o qualcosa, rischiamo di pareggiare una partita che dal mio punto di vista abbiamo meritato di vincere. Poteva andare anche meglio come risultato finale, perché secondo me 3-2 è un po' stretto. No? Sì, diciamo una squadra che comunque ha tenuto il pallone del gioco in trasferta, in un campo di una squadra che comunque la precedeva in classifica, e quindi alla luce anche di questo risultato come vede l'inseguimento della zona playoff? Ma diciamo che cerchiamo di ragionare partita per partita. Oggi siamo venuti qui a Caorle cercando di fare la nostra partita con le nostre qualità, sapendo quali sono i nostri punti deboli. Siamo venuti qua preparati, questo mi fa molto piacere perché i ragazzi, come ripeto, si sono allenati benissimo in questi 20 giorni di pausa e ci siamo fatti trovare pronti. Non era facile far punti qua, e infatti mi fa molto molto piacere, però ripeto, ragioniamo partita per partita, adesso è un po' troppo presto dopo una partita a girone di ritorno fare proclami che non sarebbero giusti. Ripeto, partita per partita andiamo avanti, domenica c'è un'altra sfida importante con lo Zero Branco, adesso godiamoci questa e in settimana cominciamo a preparare la prossima partita. Noi sappiamo che la Iulia è una buona squadra, cioè ha giocatori come ripartono, ha giocatori veloci e non è facile difendere con 3-4 giocatori che si buttano sugli spazi come loro, non è facile. Però ripeto, al primo tempo se noi abbiamo avuto 3-4 occasioni a gol anche noi, ripeto, se ci riuscivi a far gol la partita forse poteva cambiare. Poi è normale, quando noi attacchiamo, sbagliamo il gol davanti alla porta, partono loro, fanno gol su quell'azione là direttamente, forse c'erano anche due falli, adesso non so, come dicono i ragazzi, è chiaro che ti taglia un po' le gambe, però io ti ripeto, io della reazione al secondo tempo sono stato contento, poi certi concetti sbagliati e là bisogna lavorarci. Cose positive, la reazione del secondo tempo dove i ragazzi hanno voluto a tutti i costi di raggiungere almeno il pareggio. E secondo me il pareggio ci stava, era giusto.
Le cose negative è che c'è stata poca concretezza, cioè loro hanno creato 3-4 occasioni importanti, le hanno fatte 3, noi le abbiamo create 5-6 e non siamo capaci di fare quello. In questo momento la nostra difficoltà maggiore è questa, che non riusciamo a concretizzare quello che si crea, però è anche vero che prendiamo dei gol anche un po' da ingenui, già che ci lavoriamo e ritornare ancora come bei tempi. In coda non vi è stato nulla da fare per il Lugugnana con lo 0 Branco. Per i portoguaresi la speranza di agganciare i play-out non si è comunque spenta. Domenica arriva uno scontro salvezza di vitale importanza con la Zensonese, 3 punti per abbandonare lo scomodo posto della Cenerentola e contemporaneamente per dare all'assalto alla terz'ultima piazza del Città di Venezia, già battuto nell'ultima del girone di andata. In seconda categoria la pausa natalizia non ha fatto perdere al Paramaggiore il consueto cinismo che è stata l'arma in più evidenziata in tutto il girone d'andata. I Blaugrana va detto che stanno anche recuperando gradatamente tutti gli infortunati, il che rappresenta un ulteriore motivo per pensare che la squadra di Mister Piacentin possa lottare per il salto di categoria diretto sino in fondo, sebbene la concorrenza non mancherà di sicuro. Treporti e Ponte Crepaldo si sono infatti ulteriormente rinforzate e promettono un girone di ritorno di maggior spessore. Anche il Bibione, a lungo capolista solitaria del girone d'andata, intende recuperare il terreno perduto. La prestazione condita con tanto di risultato tennistico con il quale i litorani hanno travolto il sindacale ne ha confermato tutte le ambizioni e le potenzialità. Campionato ormai diviso in 2 tronconi, per la zona playoff potrebbe rientrare in corsa anche il Burano, mentre in coda, con Vigor e Cesarolo ormai virtualmente retrocesse, si prospetta un'aspra battaglia a 6 per evitare gli spareggi salvezza con le terz'ultime degli altri gironi. Ed eccoci a parlare di Rete Portoguaro con il responsabile Giorgio Furlanis. Questa è un'occasione particolare perché è la festa di Natale, abbiamo registrato questo servizio alla vigilia di Natale per parlare di questa Rete Portoguaro che nel corso degli anni insomma ha incontrato qualche difficoltà, ma adesso sembra appunto che stia crescendo veramente molto bene. Sì, è vero Andrea, quest'anno sembra proprio che sia l'anno giusto per la rete, perché iniziamo a avere gruppi di ragazzi ben assecondati, abbiamo preparatori atletici, abbiamo 3 società che credono a questo progetto e speriamo che già dal prossimo anno qualche altra società si unisca a questa rete. Comune e assessori seguono molto da vicino questo progetto e questo ci fa solo che piacere. Volevo aggiungere poi ringraziare te che ci stai vicino e dai visibilità a questa rete, perché è molto importante, perché è la crescita di tutti questi ragazzi che possono rimanere qui nella zona di Portoguaro e far sì di poterli aiutare nel crescere nel mondo del calcio soprattutto. Ecco, ricordiamo Rete Portoguaro che è composta appunto dai settori giovanili di Portoguaro Calcio, Virtus Submaga e Aurora San Nicolò. Noi abbiamo iniziato, abbiamo creduto a questo progetto, ma ci auguriamo assolutamente che il prossimo anno altre società vengano vicine a noi e continuino questo piccolo progetto che diventa grande nel tempo e dà la possibilità di visibilità e di giocare tutti questi ragazzi qui nella zona di Portoguaro, nel comune di Portoguaro. Questo è il fine comune, chiaramente è legato al principio di un'attività sociale e questo è il progetto nostro. Numericamente a quanto siamo? Ma numericamente adesso iniziamo ad essere un gruppo bello interessante, perché diciamo che la rete è composta da circa 150 ragazzi. Perché 150 ragazzi, parlo di attività di base, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores. Questa è la rete per noi. Chiaramente siamo più che contenti, perché questo numero così, il primo anno non ce l'aspettavamo neanche noi, sinceramente. Risultati? Ma risultati, diciamo che altalenanti, abbiamo alcune squadre che veramente stanno facendo molto bene, vediamo poi juniores, sono tra i primi classifici, gli stessi allievi, come diceva poi prima il responsabile del direttore sportivo Gabrielli, abbiamo i giovanissimi che un po' così però lavorano con un'età inferiore, per cui il prossimo anno avremo i frutti, mentre per quanto riguarda esordienti sia 11 a 9 che quest'anno poi tra l'altro
l'ultimo anno degli esordienti a 11, però abbiamo pensato di continuare di fare ancora quest'anno gli 11, pronti per mandarli il prossimo anno in aiuto ai giovanissimi. E poi i primi calci, Pulcini, attività di base, proprio di base, quella veramente è la flotta più grande, perché abbiamo numeri importanti, parliamo di 70-80 bambini, e quella è il futuro della rete soprattutto. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Tutta Viaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Tutta Viaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1090 euro con volo diretto da Verona. Tutta Viaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto,